Francavilla Fontana è una città mafiosa? E questo è il titolo della tavola rotonda organizzata dai giovani di Codice 97, neoassociazione nata a sostegno della battaglia del dottor Antonio De Franco contro le presunte irregolarità sull'assunzione del nuovo comandante della Polizia Municipale e che continua la sua lotta agli atteggiamenti mafiosi. Giovanni Taurisano ha presentato così l'iniziativa di Codice 97. È stata organizzata questa manifestazione innanzitutto per avvicinare anche i giovani a un problema che tutt'oggi è alla portata di tutti, soprattutto per quello che sta succedendo a Francavilla. Molto spesso è relativa alla cosa, i giovani ci pensano ma non si avvicinano molto, invece in primis devono essere loro ad avvicinarsi per far sì che la legalità funzioni, soprattutto a Francavilla. Sensibilizzare soprattutto l'amministrazione a far sì che un domani ci sarà maggior legalità a partire dai giovani fino ai vecchi, tra virgolette. In rappresentanza del mondo politico, l'assessore provinciale Maurizio Bruno. Sicuramente sì, la politica ha il suo ruolo, anzi secondo me è determinante in questo momento, soprattutto qui a Francavilla Fontana, che insomma è una realtà che in questi ultimi anni ha visto dei fatti di cronaca che sono ormai hanno avuto insomma una rilevanza a livello nazionale, con molti omicidi, purtroppo senza nessun personaggio che è stato arrestato. Questo significa che a Francavilla Fontana c'è un problema di criminalità. I ragazzi hanno fatto una domanda: ma Francavilla è una città mafiosa? Io non penso che sia una città mafiosa, ma Francavilla comunque le forze politiche devono riflettere per un semplice fatto. Come mai, per esempio, come mai da 92 adesso abbiamo sempre lo stesso sindaco? E come mai a Francavilla Fontana, per esempio, abbiamo una classe dirigente, amministratori che per ben 7 decimi non hanno un lavoro, cioè vivono di politica? Oppure come mai, la cosa strana, Francavilla Fontana, un candidato sindaco nel giro di 5 mesi, insomma, cambia schieramento? Sono riflessioni che su una questione della legalità e del rispetto delle regole fanno riflettere, e apprezzo molto questa bellissima iniziativa, perché rispetto alle solite passerelle che erano i consigli comunali, io penso che questa sia un'iniziativa in cui si possa discutere e soprattutto analizzare il fenomeno di Francavilla Fontana, che è un fenomeno che bisogna analizzare per bene se giustamente vogliamo una nuova classe dirigente a Francavilla. Ha sostenuto l'iniziativa anche il dottor Antonio De Franco. Sì, qualunque attività di impegno nel sociale ha una valenza pedagogica, no? Oltre al perseguimento dell'oggetto sociale dell'associazione, sia esso sportivo, culturale, sindacale, eccetera, poi c'è una valenza di carattere pubblico e sociale. Appunto, quindi anche l'associazionismo deve porsi il problema di come uscire fuori dalla spirale criminale in cui Francavilla ormai da un po' di anni si è avvitato. Certo, questi momenti di riflessione servono, di confronto servono, perché molti non riconoscono quella di Francavilla come una realtà ormai infiltrata dalla mafia, e invece noi riteniamo che sia così, e quindi dobbiamo prima prendere coscienza di questa situazione qua, altrimenti non si è preparati poi ad adottare gli strumenti per eliminarla, per superare questo vero e proprio gap, handicap, come dobbiamo chiamarlo, questa difficoltà grave in cui in questa società ormai le persone più autorevoli sono i criminali. Sarcastico, ma ben predisposto all'ascolto, il sindaco di Francavilla Fontana, il dottor Vincenzo Della Corte. Il tema trattato è senz'altro interessante, speriamo che vi sia una partecipazione superiore a quella che vediamo in questo momento, che devo dire la verità è scarsa. E quando su queste tematiche c'è poca gente, io mi preoccupo un po', perché significa che la sensibilità su questi problemi non è molto avvertita. Io ritengo che ogni volta che si parli di tutela di sicurezza di un territorio, ma anche di analizzare eventuali fenomeni di criminalità o quali rimedi per aumentare la cultura della legalità in un territorio, sempre ben venga. Qui ci sono dei giovani, soprattutto un giovane che mi ha invitato, e come sempre rispondo a quelle che sono gli inviti dei nostri ragazzi, sia per portare il mio contributo, ma soprattutto per ascoltare loro.